Grazie Presidente. Brevemente, anche se ci sono molte cose da dire. Allora, con questa mozione si chiede chiaramente un intervento molto complesso. Anzi, in realtà, leggendola bene, si chiede un intervento di inserimento in assestamento di bilancio di una somma che in realtà dovrebbe essere anticipata da Aceato 2, che è appunto l'ente preposto, la società preposta partecipata da Roma Capitale per realizzare reti idriche e fognarie. Nel frattempo è cambiato il presidente, quindi Presidente Stefano, mi sembra anche strano che provenga una richiesta da parte di un ex assessore che sa benissimo quanto sia complessa tutta la preparazione per quanto riguarda un intervento così importante. Noi lo sappiamo bene perché abbiamo fatto finanziare come Movimento 5 Stelle il riempimento di cavità di una zona del Municipio V per permettere poi ad Aceato 2 proprio di costruire la rete fognaria. Quindi sono interventi molto complessi che devono essere realizzati con una programmazione con gli uffici di lavoro e che molto probabilmente Acea dovrebbe fare con i fondi del servizio idrico integrato. Quindi è chiaro che chiedere una cifra senza aver fatto degli accertamenti, delle verifiche propedeutiche all'inserimento di questa cifra invece nel bilancio di Roma Capitale mi sembra quantomeno maldestro. Quindi se non vuole ritirare questa mozione per parlarne magari in una commissione lavori pubblici che è sempre aperta e accetta comunque di affrontare molte tematiche, già ne abbiamo affrontate tantissime di questo tipo, voteremo contrario perché è chiaro che non mi va come Presidente di Commissione Lavori Pubblici che appunto venga votata una mozione di una portata troppo importante per essere votata veramente così su due piedi, senza approfondimento. Quindi, se non verrà ritirata, ripeto, dal firmatario consigliere Ghera, noi voteremo contrario. Grazie.